Buongiorno o buonasera a tutti, io sono Perez e bentornati sul mio canale. Oggi ed eccoci qui con un nuovo episodio su Distraint, o come volete che si pronunci. Bene, eravamo arrivati in questa stanza. Ecco, cos'è un uomo aperto insanguinato? Come sono finito qui? C'è un'altra nota. C'è un elefante nella stanza, so cosa significa. Come un elefante? Ma... oddio, un elefante zombie. Via. Avarizia. Ah, c'è la signora Goodwin da cui abbiamo preso l'appartamento. Scappa. No. Ah, forse ci deve prendere. Ah, scusate, mi sono lasciato trasportare. Non è andata proprio così. Quando vidi l'elefante, cominciai a correre. Correre come se non ci fosse un domani. Ah, è probabilmente... ok, se muoriamo perché l'elefante zombie ci prende, lui la racconta e dice: ho sbagliato a raccontare, in verità sono scappato. Quindi io tengo già premuto il tasto per la fuga e via. Dio, inquietantissimo. Ecco cos'erano quei versi che sentivamo. Vai, corri. Vabbè, dai, abbiamo distanza. Ecco, perché è tutto più buio. Corri. Guarda la cazzo di proboscide che si vede. Corri. Oddio, il cuore. Corri. Dai. E dai. Quanto ci vuole a... è già mattina? Che giornata ho passato. Mi sento ancora da schifo per Mrs. Goodwin. Direi, mostro. Ok, mi serve caffè per svegliarmi. Perfetto. Allora, siamo nella camera di Price. Nella nostra camera. Qui ci sono un sacco di schifezze. Il tetto gocciola, fortunatamente oggi non piove. Schifoso appartamento. Qui abbiamo l'armadio. Prima il caffè, mi cambierò dopo e va bene. Andiamoci a fare sto benedetto caffè. Progressi, salva. Allora, lì c'è la cucina, ma qui c'è il bagno. Sicuro, esatto. Prima voglio dare... non ho bisogno di lavarmi le mani. E ho una vescica incredibile. Posso trattenerla per un giorno o due. Beh, però non credo faccia così bene alla prostata. Credo. È un sacco che non uso il mio forno. Cibo da sporto tutta la vita. Just eat is the way. Just eat con sushi, the way, ovviamente. O al massimo pizza barra kebab. Il resto no. Panini, burger, quella roba lì no. Sushi o pizza e kebab. È il lavello della cucina. Ah, vabbè. Wow, grazie dell'informazione. Ok. Mi serve dell'acqua per il caffè. Hai ricevuto una caffettiera. Proprio la caffettiera intera. No, dove sto andando? Il lavello è qua. Dov'è l'acqua? Ancora poco me ne potrà andare da questa bettola. Ok, allora stavo facendo bene ad andare in bagno. Beh, posso prenderla qui. Forse posso prendere dell'acqua da qui. Aro, ho bisogno di un caffè. Non c'è acqua neanche qua. Ed è iniziato a piovere, uno scherzo? Quasi voglia di bestemmiare. Bestemmia, se ti fa sentire libero. Però su YouTube non credo si possa, quindi. Se piove, mi sta venendo... un'idea. Aspettate, la TV si può accendere, non funzionerà. Ok. Se noi andiamo qua, no, il tetto pioveva. Dio, che schifo l'acqua piovana. Non so quanto sia igienico. Infatti. Ma un uomo ha bisogno del suo caffè. Ecco, ora ho dell'acqua. E certo, poi ti credo che ti sogni gli elefanti zombie che ti inseguono la notte. Se ti bevi l'acqua piovana e la metti nel caffè, ragazzo. Cioè, finalmente metto l'acqua qui. Guarderò un po' di TV mentre il caffè si prepara. Va bene, ma hai detto prima che non funzionerà. Accendiamo la TV. Evviva, c'è il temporale, meglio non rischiare. L'hai detto te. Un vetro rotto. Arrivava dal bagno. Armati, prendi la caffettiera e tiragliela in testa a chiunque sia in bagno. Il caffè dovrebbe essere pronto. Ale, oddio.
Oddio, che sono sti qua ora? No, 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 dove vai? Ah, hai ragione, cara, quanto è stato ridicolo quel giorno. Oh, guarda, caro, il nostro ragazzo, i miei genitori. Lo vedo luce. Figlio, non è un problema se ci siamo presi un po' di caffè, no? Anche se ha un gusto strano. Direi, no, nessun problema. Stai bene, caro, sei davvero pallido. Ma voi non dovreste essere, sapete, morti? Certo che siamo morti. E beh, certo. Che cosa sciocca da dire? Ma anche se siamo già morti, ciò ti vieta di ascoltare le nostre perle di saggezza? Beh, immagino di no. Ed è proprio per questo che siamo qua. Allora ascoltaci, figlio, e lasciaci parlare la tua. E lascia parlare la tua coscienza. D'accordo. Abbiamo sentito alcune cose spiacevoli su di te. Esatto, io e tuo padre siamo preoccupati per te. Stai diventando avido, figliolo? Non è mai troppo tardi per cambiare. Non sono orgoglioso delle cose che ho fatto. Madonna, che discorsi. Ma guarda questo appartamento terribile. Voglio solo avere successo nella vita. Ti comprendiamo, ma a spese di altre persone? Pensaci, figlio. Tu sei meglio di così? Non lo so. Ho lavorato sodo per arrivare qui. Ale. Sto cercando. Come Mrs. Goodwin? È questo l'indirizzo corretto? E sta piovendo sangue. Non so se notate. Come Mrs. Goodwin? Aspetta, salviamo i progressi. Mrs. Goodwin. È solo la mia mente che gioca brutti scherzi. Se deve essere così, ok, farei meglio a vestirmi. E vabbè, cambiati allora. Fanculo il caffè. Ora ci cambiamo. Non prenderlo, forse è meglio. Una giornata dura la scorsa, ma decisi di andare avanti. Comunque vi mentirei se dicessi di non aver pensato a Mrs. Goodwin. A ogni modo, Mr. Taylor era il nome successivo della lista. Viveva in una foresta come un eremita. Non aveva debiti, ma il comune voleva espropriare la sua abitazione. Hanno costruito una strada lì. Sono andato da lui per sequestrare la sua proprietà. Certo, no, vacci di notte. Nella foresta. Vietato oltrepassare. Però con la freccia. Cioè, con la freccia che indica di là c'è scritto vietato oltrepassare. Vabbè. Un fungo magico. Prendi il fungo, che tanto con le cose che ti vedi, i funghi ne prendi già abbastanza. Deve essere qui da qualche parte. Fuori ci sono i lupi, cioè, gli orsi. I progressi, salva, salva. Appunto, se c'è da salvare, Ale, rido. Eccola qui. Heidi, la casa di Heidi. Vediamo un po'. Sono Price, sto cercando Mr. Taylor. Salve? O non è a casa o mi sta ignorando? Devo parlare con lui. È bloccata. Trae dalla finestra. È una pila di legna da ardere. Ah no, ok. Questa. Ale, cos'è questa? È bloccata. E andiamo nell'unica direzione possibile. Eccolo, ma è un barbone. Salve, lei deve essere Mr. Taylor, sono io. Il mio nome è Price, piacere di conoscerla. Risparmiami il teatrino e spara le tue minacce. So perché sei qui. Minacce? No, 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 perché non ne discutiamo? Vede, il comune vorrebbe costruire una strada qui. Porterà un sacco di gente e turismo in città. E un sacco di soldi pure, o sbaglio? Beh, è proprio questo il problema con gente come voi. Il denaro è il vostro re. Dov'è la vostra compassione? Questa è casa mia, poverino. Mi dispiace. Signore, è già stata una lunga giornata, è tutto già pronto. E non dimentichi che le stiamo offrendo un adeguato compenso. E se rifiuta, la sua proprietà verrà pignorata. Immagino di non avere altra possibilità se non cedere. Ecco, ce l'hai fatta, spero tu sia contento. Mi dispiace, signore. Scusami ragazzo, so che stai solamente facendo il tuo lavoro. Signore, se c'è qualcosa che io posso fare, c'è qualcosa. Si gela qui fuori. Parliamo nella mia baita. Ecco, prendi questa chiave e io arrivo subito. Oh, e visto che ci sei, puoi accendere il caminetto? Certo, grazie signore. Però non mi fido per niente. Cioè, proprio zero mi fido. Ale, totalmente al buio. Ma possiamo prima entrare un attimo qui? No, non possiamo, ok. Allora, se serve, se dobbiamo accendere il caminetto, ci prendiamo la legna. Esatto. Ho sbloccato la porta, non ho aperto la porta,
bloccato la porta. Ah, quel cervo si muoverà. Questo cervo alla testa, sicuro si muove, sicuro. Scommetto tutto, guarda. Di qua cosa c'è? Ok, di qua c'è l'altra parte della casa. E la Madonna, quanto è grande! È una baita o... Ok, io mi sto perdendo. Non è che fa il giro tondo? Esatto. Quindi noi siamo entrati dal... in fondo e siamo qua. Allora, se entriamo nella prima porta... Nella prima porta, dopo la prima porta, abbiamo la camera da letto. Ok. Con... Esploriamo un po'. Cruciverba, crucipuzzle, sembra gli piacciono questi giochi. È un cestino pieno di cartacce. È un letto per cani. Puzza in modo realmente terribile. Ale. Cane zombie? Mi stai dicendo questo? È bloccata. Fiammiferi, perfetto. Ah, ok, allora serviva davvero esplorare. Questa è un'idea terribile. Non so cosa sia. Ok, questo è il bagno. Accendere un fiammifero potrebbe aiutare con l'odore. Na, passo. Come con l'odore? Una vasca ha davvero un forte odore. Vabbè, andiamo via. Ok, io mi sto ufficialmente perdendo. Molto ufficialmente. Dovremmo essere tornati qua, esatto. Devo accendere il fuoco, quindi prima mettiamo la legna. Poi il fiammifero. La legna è umida, mi serve qualcosa che bruci subito. Forse la carta. Ah, c'erano le cartacce nella camera. Quindi nella prima e poi nella prima subito dopo. Ok, no, ho sbagliato. Carta per tenere caldo il letto? Direi di no. Io ho il terrore di quel cervo. Io lo so che sto coso si anima. Io lo so, guarda, eh. Ah, no, ok, c'è il fuoco, perfetto. The Fire Maker, ho sbloccato. Vedo che hai acceso il fuoco, bravo, grazie. Il fuoco, il fuoco. Prego, è così buio qui. Sì, non c'è elettricità, ma torniamo al favore di prima. Vedi, il mio cane è scomparso e vuole che io lo trovi o la trovi. La trovi. È stata una sparizione strana. Com'è successo? Beh, era qui quando sono andato a letto la scorsa notte. Per quanto ne so, lei non può aprire le porte. Comunque, alle prime luci dell'alba era scomparsa. Quindi dovrebbe essere in casa. L'ho pensato anch'io, ma non riesco a trovarla. Se la trovi, sarò felice di firmare qualunque documento tu abbia. Abbiamo un accordo, signore. Inizierò le mie ricerche. Ah, quanto ridere. Quanto ridere. Allora, vediamo un po'. Questa in teoria dovrebbe essere la camera da letto. No, questo è il bagno. Ma qui c'era una forte puzza. Infatti, cioè, mi puzza anche a me la cosa. Dentro al bagno, poi. Dentro al forno non credo che sia. Cibo per cani e una ciotola per l'acqua. Niente di interessante qui. Di qua invece dove si va? È bloccata sta porta. E di qua c'è la camera da letto. È un letto per cani, puzza in modo... Ok, devo chiedere a Mr. Taylor che puzza di pipì. Ok, dobbiamo andare da Mr. Taylor. Ho notato che il letto del cane ha un odore strano. Sì, abbiamo avuto un piccolo incidente con una puzzola ieri. La puzza. Comunque ci ho messo un'ora a togliere la puzza di dosso. Un sacco di shampoo e un sacco d'acqua. Questo spiega l'odore. Sono sicuro che questo aiuti vada a cercare. Ok. Quindi... È entrata una puzzola e ha avuto un problema con il cane. Quindi, in teoria, credo che qui ha lavato il suo cane. Puzza ancora? Ok, fammi pensare. Se il letto del cane puzza già così tanto, mi chiedo come sarà l'odore del cane. Credo che seguirò il suo profumo. Ah, ok, ci ha dato la scia. È andata di qua. Oddio, 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 oddio. Che cazzo era? Cos'era fuori dalla finestra? No, ma non esco, ma... Voi siete fuori di testa. Cioè,
C'è un buco in questa porta, il cane deve essere passato da qui. La porta è chiusa con un'illuminazione e non posso seguirla. Parlerò con Mr. Taylor. No, vabbè, cos'era quella cosa che è passata dalla finestra? C'è una porta chiusa nel corridoio. Dove porta? Perché? Beh, c'è un buco nella porta, credo che il cane sia passato lì. Avrebbe senso. C'è una vecchia cantina dietro quella porta, ma non la uso da anni. Potrei dare un'occhiata, ma mi serve la combinazione per aprirla. Oh sì, com'era? È lunga, sai? Temo di aver dimenticato la combinazione, ma non sono uno stupido né una di riserva. È fantastico. Dove posso trovarla? Allora, sicuro la tenuta nella baita di fuori, nella piccola casettina della legna fuori. Vedi, adoro i puzzle. Credo che la combinazione sia in uno di quei puzzle. Se non ricordo male, la parola di cui bisogna è tre. Ah, tri, albero. Sì, è quella. Ok, darò un'occhiata. Ehi, ragazzo, grazie per esserti preso la briga. Non si preoccupi. Ok, no, allora dobbiamo andare nella camera. Oddio. Ok, siamo... Oddio, la finestra, la finestra. No? Niente? Ok. Ah, oh, deve essere questo il gioco di cui parlava. Ah, ok, la parola tri. Allora, cerchiamola un attimo. Vediamo chi fa prima tra me e voi. Chanel, c'è anche Chanel. Allora, tri, 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 tri. Non la vedo, tri. Tri. Dove diavolo? C'è solo una T. Ah, ok, infatti c'è solo una T. Tri, eccola lì. Allora, devo... Questa... Aspettate. Faccio una foto perché è troppo, se no. Allora, tri è qui, quindi la T è C5, la... Ah, vabbè, fatta apposta. C5, D6 e 7 FE. No, F8, ok. Devo partire da C5 e aggiungere 1 per 4. C5, 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 C5. Ok, allora è qua. A 5, 6, 7, 8 in teoria. Fatto, ok, perfetto, erano solo i numeri. Va bene. Pensavo fosse riguardo anche alle lettere. Buio pesto, eh. I progressi. Appunto. Cosa ci sarà qui dentro? Ok, c'è una lavatrice, non funziona, non c'è elettricità. E di qua si scende? No, aspettate. Ok, forse la continuazione. Vabbè, continuiamo di qua. Ah no, non si può passare. Ok, c'è il masso. Devo per forza passare di qua. Ok, di qua dovrebbe esserci il masso. Esatto. È un vecchio compressore. Vediamo se c'è ancora qualcosa dentro. Non è successo niente. Ok, l'inventario è vuoto. Cos'è sta crepa? Madonna, che... Mette ansia sto giochino, eh. Ho sbloccato la porta pure, no? Ah, ok, quella fuori sull'esterno, perfetto. Appunto, non so se hai fatto bene. Martello, sega, chiave inglese, chiodi. Cos'è quello? Senza dubbio questa tannica di benzina può tornarmi utile. Come tannica di benzina? C'è un buco nel muro e nel pavimento. Il cane sarà passato di qui, non ci sono dubbi. Ale. Ale, perché si è... Io non lo sto... Andando avanti, sta andando lui avanti da solo. Ok, ora si è fermato. Dove sono finito? Rumore d'acqua. Sempre più forte. Cos'è, una cascata? Sì, ok. C'è il fiume. Oddio, cos'è sta macchia di sangue? Bruciare il sangue non risolverà nulla. Ma ho capito, ma c'è del sangue. Spero non sia questo suo questo sangue. Del cane. Qua ci sono dei rovi spaccati. Sangue. No, vabbè. Cioè,
Cioè, si sta mangiando un altro cane o una volpe, ma era la signorina Godwind. Qui, Bella, non me la sento di avvicinarmi troppo, e direi. Non puoi fare qualcosa con la benzina? Annusa questa dolcissima benzina? No, devo guadagnarmi la sua fiducia in qualche modo. Come? Prova a prendere uno di quegli ossi che ha mangiato? No. Come faccio a guadagnarmi la sua fiducia? Con calma. Madonna, sei inquietante. Ok, momento. Ok, potrei provare a prendere un bastoncino e lanciarglielo? Magari? Non lo so. Potrebbe essere un'idea. Sì, dai, potrebbe starci come idea. Quindi ora via, tutto indietro e ritorniamo là. Ah no, c'è qualcosa qui. No, niente. Quindi se io esco da qui, passo quello e posso prendere un bastoncino? No, non posso prendere un bastoncino. Ah, è il cibo per cani, è vero, è vero, è vero. Posso prendere il cibo per cani, con lui non posso. Ok, dopo che avrò trovato il suo cane. Sì, ma l'hai trovata. Sta lui adesso. Vabbè. Come vuoi, la cosa è tua, non è mia il cane, è suo, tu devi solamente pignorare la sua casa. Ok, niente di interessante. No, prendi il cibo per cani. Allora c'è qualcosa che mi sfugge. Magari qualcosa dalla cucina? Ho notato che non ha una cucina, sto qui. Non gli puoi parlare, quindi niente. Di qua? Magari c'è qualcosa di sotto che mi sono perso? Ok, no, è di sotto qui. Ok, vai, scendi. Allora, cosa possiamo fare? Ah, aspettate, però dentro al compressore posso metterci la benzina. Giusto. Ok, guarda lì. Ok, ora c'è la corrente. Dentro il compressore, vabbè. L'alimentazione accesa, vediamo. Sì, vabbè, ho acceso solo la lavatrice. Se... Così, vabbè. È un guanto, per un attimo ho avuto paura. Ok. Con il guanto... Cosa possiamo fare? Potremmo provare di sopra a prendere martello, chiodi, qualcosa del genere? O a prendere il cibo per cani senza sporcarci. Ma me lo tengo per ora. Ok, no. Col guanto, cosa possiamo fare? Potremmo farci mordere dal cane? Potremmo provare ad accarezzarlo col guanto. Io ci provo. Indizio scoperto. Questo sangue, questo guanto già odora di sangue, quindi penso che riusciremo ad attirare il cane. Io ci provo. Ok, fatto, fatto. Vieni qui bella, vieni qui. Chi è una brava bambina? Vabbè, io non abbaio, ok. Tuo padrone è preoccupato per te, dovresti tornare a casa, brava ragazza. Bene, torniamo alla baita. Non posso guardare la volpe smangiucchiata? No? Ok. Bene, ma adesso un leggerissimo timore su quella cosa che avevamo visto prima. Eccolo, eccolo. L'elefante! Muori, elefante della minchia. Ora? Quindi era reale. Cioè, o tutti questi sono nostri incubi e basta. Sì, ok, è un incubo, punto.
L'hai trovata, grazie ragazzo. Ho firmato i documenti, puoi trovarli dentro. Me ne vado immediatamente, sarà più facile così. Arrivederci, signore. Ok, meglio se vado a prendere i documenti. The Second Distraint. Questi tre mi puzzano in una maniera assurda. Figliolo, che gioia vederti. MacDade, Brutton & Moore, un altro lavoro fatto bene. Fatto bene, fatto bene. Credevo ti fossi rammollito, rammollito, rammollito. Fagli il favore di cercare quel pidocchioso cane bastardo. Sembrava veramente gente. Nonsense, nonsense, nonsense. Avresti dovuto solamente prendere a calci quel culo inutile. Culo inutile, culo inutile. La prossima volta devi essere severo. Ho capito, non capisci, non vorrei mica farti pentire di averti scelto te, no signore ovviamente. Questo è lo spirito, grazie per questa opportunità signori. Questo mi ricorda qualcosa di enorme importanza, sarebbe, non ti abbiamo ancora visto ballare. Balla. Sì signori, guarda come ballo bene. Basta, ah no, ok. Sì, ora più veloce. E non sto facendo niente, sta muovendo tutto lui. Ed è così che finisce il secondo Distraint. Ed è così che finisce anche il nostro episodio. Grazie per essere passati. So che sono episodi corti, ma ogni episodio vedremo un Distraint, cioè uno sfratto. Anzi no, magari dopo. Appena possiamo salvare i dati. Cosa sta succedendo? Non abbiamo la lanterna. Cos'è? Un demone questo? Ok, di qua è bloccato, non sento più i passi del protagonista. Qua invece sta camminando. E quindi mi sa che bisognerà andare di là. Dio, sei inquietante. Oddio! Dio santo! Puttana merda! Che cazzo è sta cosa qua? No, vabbè, non potete fare così. Ale, è in arrivo un altro? Io lo so! Ora urlo! Ora urlo! Non ho urlato, me l'aspettavo! Ok, quindi c'è quella specie di uomo tagliato a metà, la lavatrice insanguinata. Non urlo più, lo so. Tanto lo so che ora pa, appare la terza cosa. Però questo è inquietante, eh. Cos'è, Mrs. Goodwind? Non c'è due senza tre e il 4 viene da sé. Non viene da sé il 4? È una camera, è una. Cioè, è una porta. Ok, sto andando layer dopo layer, mi sembra. Esatto. Prova ad andarmene. Ok, sono là in fondo. Ah no, basta, è il limite. Questa piange. Sono caduta e non riesco ad alzarmi. Ok, eccomi. Sì, parla Mr. Price. Sì, il mio nome è Stewards. Mi spiace disturbarla a quest'ora. Di cosa si tratta? Di Mrs. Goodwind. So che lei non è suo parente, ma temo non abbia nessuno. Mi ha chiesto di chiamarla. Vede, ha avuto un ictus ieri? Come sta? Beh, considerata la gravità dell'ictus, sta bene. Ma è davvero giù di morale. Quando la mente cede, il corpo lo segue. Mi spiace già. Mi scusi, non so cosa dire, capisco, ma ha chiesto di lei, Mr. Price. Può considerare di venire a fare le visite alla nostra struttura? Sono sicuro che significherebbe molto per lei. Certo, sarò felice di venire, grazie a Mr. Price, le porterò il suo messaggio. Sono sicuro che ne sarà felice, grazie a Mrs. Stewart. Povera questa signora. Eh sì, lui ha i sensi di colpa a mille. Lui ha davvero troppi sensi di colpa. Ma è giusto che tu li abbia. È giustissimo. Bene, potremmo
potremmo salvare? Tipo così, no? No, ok, niente. Io volevo salutarvi, ma. Ah, ok, siamo a casa di Price. Che incubo. E beh, direi. Mi chiedo come sia Mrs. Goodwin. Forse dovrei farle visita. Allora, prima di tutto, salva. Bene, abbiamo salvato e direi che per questo episodio è tutto. Ci vediamo al prossimo e grazie per essere passati. Ciao a tutti!